Fano TV, ben trovati. Siamo nella sede dell'associazione ricreativa Le Fontanelle e questa volta si gioca in casa perché andiamo a conoscere ed incontrare le signore di questa associazione. Do il benvenuto a Giuliana e Tina. Salve! Allora, grazie. Ultima puntata a malincuore per quanto mi riguarda, perché mi sono anche molto divertita, ma insomma adesso ci godiamo questo appuntamento insieme per preparare un altro piatto tipico della tradizione, ovvero tagliatelle al ragù. E allora ci serve un po' di carne mista, nello specifico abbiamo macinato magro, poi salsiccia e costine. E costine di maiale, poi sedano, carota e cipolla, sale, polpa di pomodoro, olio extravergine di oliva, pepe e poi uova e farina. 00, che tipo di farina utilizziamo? 00. E allora siamo pronte per preparare le tagliatelle di Giuliana e Tina. Andiamo a preparare allora il nostro ragù. Cominciamo subito, mettiamo una pentola sul fuoco dove aggiungeremo olio extravergine di oliva, eccolo qua, al quale aggiungeremo poi sedano, carote e cipolla che adesso intanto andiamo a tagliare. Ma allora il vostro, la vostra associazione ricreativa, quali sono le attività che pratica maggiormente? Che cosa fate di solito nelle giornate di incontro? Di sera si gioca a carte. Sì. Poi c'è una giornata a settimana che si è il ballo. Addirittura, che bello! Balli di gruppo? Sì, balli di gruppo. Ok. Poi c'è la ginnastica dolce per le persone anziane. Sì. D'estate c'è il gioco delle bocce, tutti i ragazzi, quelli anche più anziani, sono lì per le gare anche. Sì. Ma siete un bel gruppo, quanti siete? Quest'anno siamo diminuiti. Ok. Per colpa del... del Covid. Del si sa. Del Covid, ma adesso insomma sta passando questa, speriamo, questa cosa, riprenderanno insomma anche tutte le attività piano piano. Salutiamo il vostro presidente, come si chiama? Guidi Pietro. Lo salutiamo. Ci sono più donne o più uomini? Più donne. Più donne. Mm. E chi cucina poi? Sono le donne o sono gli uomini? Siamo sempre noi donne. Sono le donne i fornelli. Allora, vogliamo ricordare agli amici a casa dove si trova esattamente la sede della vostra associazione? Via Giannone, numero 3. Una traversa di Via Fanella, diciamo. Una traversa di Via Fanella. Ok. Quanto tempo fai bollire questo ragù? Dipende. Perché noi siamo abituati a fare dei pentoloni così, sì, e deve bollire dalle 8 del mattino fino a mezzogiorno. È certo, certo, una pentola così. Un sughetto così, quando è un'oretta che bolle, basta. Può essere anche pronto. Sì, sì. C'è una specialità che vi piace mangiare, che vi piace consumare all'interno della vostra associazione? Cioè c'è un vanno molto per la pasta asciutta, tagliatelle. I primi gnocchi, quello che fai. Divorano tutto quanto, i passatelli asciutti, tutto. Infatti queste nostre puntate le abbiamo dedicate proprio ai primi piatti della tradizione e quindi ci andiamo a nozze. Tra l'altro le tagliatelle, che erano il famoso piatto della domenica un tempo, adesso sono diventate un po' un piatto che si può mangiare, non dico tutti i giorni, ma sì, quasi, insomma, se si ha tempo di starsene a casa e prepararsele, che poi si possono fare e congelare per trovarsele lì, sì, belle, sì, belle pronte. E io adesso butto la carne. Avete già fatto programmi, non so, per il Capodanno, a parte queste tombolate che mi avete detto? No, no, ancora no. Capodanno, no. Chi vuole andare ai veglioni, chi di là, chi di qua, allora noi qui facciamo solo un piatto di lenticchie per stare in compagnia. Per stare in compagnia. Già. Ma credo che sia la cosa migliore. Tu sei una di quelle che cucina al circolo? Sì. Certo. Io, lei. E qualche uomo che si dedica ai fornelli, ne abbiamo? No. No. Proprio non ci pensano proprio. No. Ci aggiungiamo allora, il sale. Sì. Un po' di pepe. Un po' di pepe. Facciamo bollire un po' e più, sì, tardi aggiungeremo il pomodoro. Allora noi adesso ce ne andiamo a fare subito le tagliatelle. Mi piace molto la sinergia che c'è tra queste signore che si dividono i compiti. Adesso Giuliana prepara le tagliatelle. Vedo il mix, allora un po' di farina di grano duro con un po' di farina zero, ma si può usare anche solo la farina zero, sì, sì. E tre uova per quante persone? Anche quattro persone possono, dipende da come mangiano. Dalla anche fame che hanno. Ecco. Ecco. Quante volte fai, Tina, la settimana le tagliatelle? Questa settimana l'ho già fatte due volte. E come si dice, non c'è due senza tre. Va bene, va bene. Iniziamo a lavorare il nostro impasto.
Ok, e vogliamo ricordare agli amici che ci seguono da casa come fare per poter partecipare e unirsi a questo circolo, quindi chi vuole tesserarsi. Ok, quindi venire qua nella sede. Sì. Ok. Si prende la tessera e si diventa soci del circolo. Ma c'è un limite di età, questa cosa non l'ho chiesta mai, no? No. Quindi anche io volendo mi posso tesserare? Sì, sì. Ma sì, lo facciamo ragazzi, no, lo dico anche ai cameraman perché questi giovani che... ecco. Abbiamo bisogno di giovani, va bene. Allora, andiamo con questo impasto che deve essere come di consistenza? Morbido. Morbido. E qui in questo caso lo lasciamo riposare? Sì. Una mezz'oretta fuori frigo? Sì, fuori frigo questo. Allora, è quasi pronto il nostro panetto. Mettiamo al centro della schianatoia e tra mezz'ora sarà pronta per essere stesa con il nostro mattarello. Nel frattempo abbiamo aggiunto il pomodoro alla carne che si sta cuocendo per la preparazione del ragù e un po' d'acqua. Intanto che termina la cottura andiamo a stendere la nostra sfoglia e allora andiamo. Anche tu Tina fai la sfoglia a casa? Sì. Come? Che domande fai Maria Elena? Ma che domande fai? Allora, altra cosa che io mi chiedo, la dimensione del mattarello, cioè qual è più indicato, perché ci sono anche dei mattarelli piccoli che sono comunque meno ingombranti. Beh, dopo dipende da come fai grande la sfoglia, quanti uovi, impasti, perché se fai una sfoglia di 4 uova ci vuole un mattarello così. E voi come fate solitamente la sfoglia, sottile oppure vi piacciono un pochino le tagliatelle? Ma che rimangono? Sono più buone sottili. Sottili. Però devo dire che io in queste puntate ho scoperto che i gusti sono differenti, no? Alcune signore mi hanno detto che amano farle un pochino più spesse perché magari certi palati amano una pasta un pochino più corposa. Rimangono più sode perché dopo... Esatto. La nostra sfoglia è pronta e noi adesso provvediamo a tagliare le tagliatelle. Allora, siamo pronti per tagliare le tagliatelle. Bisogna fare i rotolini da una parte e dall'altra, questo ormai lo sappiamo, lo sanno anche quelle come me che le tagliatelle non lo dite a nessuno, mai fatti in vita mia, le mangiano, sapevatelo. Sono tagliatelle queste molto sottili, delle belle tagliatelle gentili che poi vengono abilmente aperte e voilà! Diceva il segreto del coltello, poi ho scoperto che il segreto non era la dimensione o il tipo di lama, no, è solo questo coltello che taglia più degli altri, era questo il segreto ovviamente. È tutto lì, quindi un bel coltello affilato, all'occorrenza chiamate l'arrotino, per fare delle tagliatelle ad hoc. Eccole qua. Le nostre tagliatelle sono pronte, non ci resta che cuocerle. Sono ritornata ai fornelli con le mie signore, l'acqua bolle, l'abbiamo già salata, è tempo di buttare le tagliatelle. Allora andiamo, questo momento tanto atteso, perché dopo si mangia ovviamente. Eccole qua. Le tagliatelle hanno un tempo di cottura proprio minimo. Niente. Niente proprio, il tempo che riemergano. E qua intanto il nostro ragù è pronto. Le nostre tagliatelle, dicevamo, qui per noi che abbiamo molta fame, quindi saranno per 3 persone queste, anche 4, dai. Stanno già venendo a galla, noi siamo pronti. Ecco qua le nostre tagliatelle che vengono scolate immediatamente. E voilà! Andiamo a condire le nostre tagliatelle. Intanto ringrazio il progetto Old But Gold, l'assessorato welfare di comunità della città di Fano e naturalmente la Proloco. È stato veramente un piacere incontrare le signore dei vari circoli ricreativi, quindi un ringraziamento particolare intanto che andiamo a condire a tutti i circoli fanesi, a coloro che hanno partecipato ma anche a coloro che vorranno partecipare prossimamente e anche ai circoli ospitanti, perché insomma ci servivano delle cucine capienti e anche insomma adatte alle nostre esigenze tecniche di ripresa, e quindi ringrazio gli Anni d'Oro e le Fontanelle perché hanno messo a disposizione
le loro cucine per tutti quanti. Altro piatto della tradizione è pronto, la fiamminga è bella ricca, continuiamo ad aggiungere ancora questo ragù perché poi è una pasta porosa e quindi assorbe molto la tagliatella, assorbe molto, quindi fate un bel ragù abbondante. Ok, se serve ancora. Ed eccole qua. Ce n'è. Ed eccole qua. Allora, grazie Giuliana, grazie Tina per essere Prego. State con noi. Prego. Voglio ringraziare anche i nostri operatori, Filippo Pucci, Thomas Corsini, che ci hanno seguito in questa bella, divertente e io direi un'avventura che ha arricchito tutti quanti, perché in cucina si scoprono un sacco di segreti, un sacco di tesori che non solo riguardano il cibo, ma in questo caso veramente hanno raccontato tanto di voi, tanto dei circoli e tanto della storia della nostra città e non solo. Grazie al pubblico che ci ha seguito a casa, vi auguro anche buone feste e noi ci rivediamo naturalmente qua su Fano TV.